Juve perché abbiamo il collegamento con noi il nostro juventinologo Doc Daniel Pisani. Daniel, buonasera, grazie. Buonasera, Daniel. Siamo alla vigilia di una partita importante, ma ti facciamo una domanda perché è lì, è da vedere, la stai vedendo anche tu. Questa Juve ti fa divertire? Guarda Fulvio, direi che la risposta migliore, intanto buona serata a voi, come sempre. Ciao, grazie per far grazie, parte del vostro contesto. La risposta migliore è la data Sarri oggi, la conferenza stampa veramente è stata molto interessante, consentimi anche uno sfogo assolutamente personale, finalmente un allenatore che parla di calcio e non di cavalli. Fatta questa premessa che è assolutamente personale, lui ha proprio parlato di questo tipo di concetto, ha risposto molto chiaramente, ha detto: i livelli di risultati tutto sta andando benissimo, a livello di gioco ci sono dei grandi margini di miglioramento che io sento sia a livello individuale sia a livello collettivo. Direi che risposta migliore non potrei avere. Sì, questa, però Daniel, mi sorprende questa tua deriva a 180 gradi da Allegri a Sarri in così poco tempo. So che sei sempre molto convinto, molto professionale, molto attento alle questioni Juve, però non ti sembra forse di esagerare un po', stiamo parlando calcisticamente parlando, certo, assolutamente. Con i toni e con questa sconsacrazione di Allegri. Allegri comunque ha vinto tanto, forse è l'allenatore della Juve che ha vinto di più, no? Insieme a Trapattoni. Ma guarda, la polemica non è con Allegri, assolutamente Furio, no, consentimi, io sono sempre dell'idea che ognuno faccia la propria storia e che la storia comunque rimanga incisa per sempre. La polemica è un po' contro molti fratelli Gobbi, quindi in questo caso è più contro altri juventini che non con i tifosi rivali delle altre squadre, che secondo me finiscono poi per diventare tifosi del singolo, non tifosi del collettivo, come invece è il sottoscritto. Io ho sempre detto che dal mio punto di vista, di come sono amante io del calcio, non ho mai amato particolarmente il gioco di Allegri, ma non gli ho mai tolto, non gli tolgo tuttora i suoi meriti, anche se devo dirti che spesso nelle conferenze stampa di Allegri io rimanevo sempre un pochino perplesso, questo l'ho detto in tempi non sospetti, perché mi sembrava di risentire sempre le stesse minestre riscaldate. La conferenza stampa odierna di Sarri, ti ribadisco, mi è piaciuta moltissimo perché si è parlato di calcio e l'ho trovato interessante. Ecco, che Juve vedremo, parliamo di formazione e di tattica, domani sera a Mosca, una partita non semplice ma assolutamente abbordabile. Fra l'altro potresti anche tentare di chiudere con due partite d'anticipo il discorso qualificazione. Assolutamente, l'importante domani sarebbe riuscire a staccare il biglietto per gli ottavi di finale per poi provare a giocarsi tutto il primo posto nello scontro diretto con l'Atletico Madrid che avrà luogo allo Juventus Stadium tra due settimane. Io credo che la Juventus dovrà necessariamente fare una rivoluzione difensiva, schiererà probabilmente Demiral vicino a Bonucci o Rugani, ma credo più Demiral rispetto a Rugani, tornerà al centrocampo classico, quindi quello con Khedira, Matuidi, e metterà Ramsey come trequartista. Pjanic davanti alla difesa, me lo stavo dimenticando, ma l'importanza di Pjanic la conosciamo tutti, quindi Pjanic, Matuidi, Khedira, Ramsey dietro le due punte che secondo me saranno Ronaldo e Higuain. De Ligt è rimasto a casa perché ha risentito di un piccolo problema muscolare e dopo il derby. Gli farà bene guardare un po' di Juve alla televisione per capire anche certi meccanismi che in questo momento forse gli sfuggono o no? Ma direi di sì, questo sicuramente può essere un'opportunità anche per riprendere fiato, perché ricordiamoci che l'inserimento di De Ligt avrebbe dovuto avvenire in modo progressivo, invece è avvenuto in maniera estremamente drastica, visto quello che è successo al nostro Giorgione Chiellini, quindi di conseguenza anche un turno di riposo male sicuramente non gli farà, anche se finalmente, oltre alle sue manine galeotte, diciamo così, ecco, abbiamo potuto finalmente apprezzare anche un De Ligt stile Ajax, un De Ligt in grado di segnare il punto vincente del derby della morte. Grazie Daniel, grazie, buona partita per domani sera, sei sempre esaustivo e sempre molto preparato. Ecco, invece torniamo all'Interclub.